Carissimi, buonasera a tutti. Ci ritroviamo anche in questo sabato qui nel santuario di Maria Santissima delle Grazie per la recita del rosario e la supplica a Maria Santissima. Ormai sono diversi sabati che siamo qui, anche sabato prossimo, sabato santo, ci ritroveremo ancora prima della veglia per la recita del rosario. Con i vespri di questa sera siamo entrati già nella settimana santa, è la Domenica delle Palme. E allora stasera, nella riflessione che faremo durante il rosario, ripasseremo, ripeteremo quelle parole che poi domani ascolteremo nella Santa Messa, cioè il racconto della passione di Gesù. Vogliamo quindi già entrare in questo spirito della settimana santa. Ricordavo che recitare il rosario non è semplicemente recitare una preghiera a Maria, ma è una preghiera con Maria. Una preghiera in cui con gli occhi di Maria, con il cuore di Maria, meditiamo i misteri della salvezza. Iniziamo allora nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo. Ave Maria. Ave. Ave Maria. Ave. Donna dell'attesa e madre di speranza. Ora pro nobis, donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis, donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis, donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis, donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis, donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis, donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave. In questo primo momento vogliamo meditare l'ultima cena. Dal Vangelo secondo Matteo. Il primo giorno degli azimi, venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà». Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli
gli rispose: tu l'hai detto. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. La grande tentazione è quella di dire: il traditore è Giuda. È vero che il traditore è Giuda. Però Gesù ha detto: colui che mette la mano nel piatto centrale, dove c'è l'intingolo, quello mi tradirà. Il fatto che la mano in quel piatto ce l'avevano messa tutti. Quasi Gesù vuol dire: di fatto siete tutti traditori. E difatti tutti abbandoneranno Gesù. Almeno questo tradimento è di tutti. E oggi Gesù a noi dice la stessa cosa. Ogni volta che viviamo nel peccato, siamo traditori. Siamo la causa, i mandanti della missione di Gesù. Ebbene, proprio nel momento in cui Gesù sottolinea il tradimento, momento quindi di sofferenza, fa il dono più grande, l'Eucaristia. Prendete, mangiate, sono io perché possiate avere vita. Ecco, allora, in questo momento vogliamo pregare soprattutto per i sacerdoti, perché sono coloro che devono presiedere l'Eucaristia, devono distribuire l'Eucaristia e devono assolvere i peccati nel sacramento della riconciliazione. Ecco, svolgano questo compito con fede, con amore, consapevoli del grande dono che loro Gesù ha fatto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi. Ave. Secondo momento, la preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù andò con loro in un podere chiamato Getsemani e disse ai discepoli: sedetevi qui mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me. Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Poi venne dai discepoli, li trovò addormentati e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare con me un'ora sola? Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà. Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Anche in questo momento Gesù vive una forte tentazione, quella di pensare: ma perché devo affrontare la morte, la passione? Perché? In questo momento Gesù deve scegliere di dare la vita. Vede l'ingiustizia, vede il male che si accanisce su di lui, sente la tentazione, sente tutto quello che gli sarebbe accaduto, prova la paura. E l'umanità di Gesù chiede di essere liberato, come farebbe ogni uomo. Ma in questo momento Gesù diventa anche il modello di come si prega. Tutto possiamo chiedere a Dio, tutto. Ma la nostra preghiera dovrebbe poi sempre concludere così: però Padre, non come voglio io, ma come vuoi. E Gesù offre la sua vita. E sappiamo che in quel momento dove Gesù vive la paura, la sua pressione sale enormemente, sulla sua pelle si formano goccioline di sangue, vive la paura,
perché vede il male che si accanisce su di lui. E lo sappiamo che la causa della sofferenza di Gesù non è semplicemente Satana, non sono semplicemente i giudei o i romani. La causa della sofferenza di Gesù sono i nostri peccati. Ma c'è un'altra causa, ancora più grande dei nostri peccati, è l'amore stesso di Gesù, che vuole la nostra salvezza. Ecco, in questa decina preghiamo per coloro che vorrebbero credere, per coloro che cercano, per coloro che sentono la pesantezza della lontananza da Dio, ma non riescono a fare quel salto di fede, per mancanza di perseveranza, per accidia, per il vizio, per l'incapacità di essere generosi. Preghiamo perché il Signore doni grazia abbondante. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Santissima delle Grazie, prega per noi. Ave. Processo davanti al Sinedrio. Dal Vangelo secondo Matteo. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa. I capi dei sacerdoti e tutto il Sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte. Ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: «Costui ha dichiarato, posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni». Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: «Non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?» Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio». «Tu l'hai detto», gli rispose Gesù. «Anzi, io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo». Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato. Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare?» E quelli risposero: «È reo di morte». E di fronte alla domanda di Caifa, chi sei? Gesù poteva dare una risposta sfuggente. Poteva dire che era uno che era ispirato da Dio. Poteva dire che sentiva di dir belle cose agli altri e finiva tutto così. E invece Gesù afferma la sua divinità, afferma la sua missione. Viene da Dio, è il Figlio di Dio. È chiaro, agli occhi di Caifa tutto questo è suonato come una bestemmia. Ma Gesù non può tacere la verità. Gesù è cosciente che quelle parole che dirà l'avrebbero portato alla morte. Proprio per questo Gesù è il martire, il testimone. È venuto a portare questa parola che salva. Lui, parola di Dio, Figlio di Dio, assunto una umanità per dare la vita per noi. Non poteva negare questa verità. Il motivo di amore lo ha spinto a dire la verità su se stesso. Carissimi, è importante che ciascuno di noi, di fronte alla parola di Gesù, ora scelga. Scelga lui. La parola di Dio. E in questa decina vogliamo pregare per i tanti cristiani perseguitati. Hanno scelto di dire la verità sulla loro fede e sono perseguitati, sono martiri. Preghiamo perché il Signore sostenga la loro fede e preghiamo anche per noi, perché mai ci vergogniamo di appartenere a Cristo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Ave. Per motivi tecnici, fra meno di un minuto possiamo ripartire.